Events di freestyle. Questo qua è quando io praticamente mi sono, ho visto per la prima volta il freestyle. Cioè io ho visto il freestyle. Il mio primo viaggio a New York, no, l'ho fatto 8 anni. Poi quell'anno con i miei genitori siamo mossi in California. E vedi i vidi lì, due che si passavano il freestyle in spiaggia a Malibu con mio padre. E quello lì è il mio ricordo del frisbee, cioè, c'ho una foto che ci sto giocando a frisbee in spiaggia che lancio con mio padre, basta, no? Quello lì quindi è il mio primo attacco al frisbee. Poi cosa ho fatto? L'ho sempre avuto nei viaggi così, oppure fuori al parco con i ragazzi così, tra una e l'altra. E dopo, capito, nel 2004 cazzo c'era il mondiale qua al Paganello. Quando, ed è lì che è iniziato tutto, quando io e Andrea, che eravamo tutti due appassionati di due generazioni diverse, perché lui poi ha 10 anni più di me, e abbiamo visto questi che facevano delle robe che ma noi che lo lanciavamo provavamo così, non aveva capito un cazzo praticamente. Quindi tutto è iniziato con questo è il disco del 2004 del mondiale di freestyle qua. Ecco, questo è il delay. No, questo è il primo passo, hai capito? Poi dopo sono tutte le varie prese, la presa figa, diciamo, non so se la Gaitis. Gaitis è una di quelle prese che quando le inizi a vedere, capire, dici la devo fare assolutamente. Perché è chiaro che prenderlo sotto gamba è una cosa, no? Ma prenderlo in Gaitis vuol dire mettere la mano opposta alla gamba. Quindi in questo caso così. Ok, quindi il frisbee deve entrare lì. Questa è la Gaitis. Quando fai la Gaitis sei un jammer, quindi sei già dentro. E poi dopo c'è New York City e andiamo a fare il mondiale. E allora, cazzo, quello lì è il mio sogno mancante, è il mio pezzo mancante, il mondiale. Quest'anno non siamo tantissimi, ma c'è un grande livello nel freestyle. Siamo solo 20-25 giocatori. Poi ci sono 2-3 che non giocheranno. Il livello sta crescendo di dismisura, quindi i pochi giocatori sono veramente di una qualità alta rispetto al passato. Cioè diciamo che siamo Italia, Germania e Repubblica Ceca a livello europeo, ormai siamo i tre coloro che portano avanti il movimento. Cosa possiamo dire a coloro che vogliono praticare, insomma, allora, frisbee freestyle con voi? Per i bolognesi, che sono tutti i best che ascoltano, noi ci vediamo due volte a settimana d'inverno e d'estate anche di più. Noi siamo i Twisteris Bologna, quindi se guardate su Facebook oppure Twisteris Bologna @gmail.com per una mail, vi facciamo vedere cosa si può fare col frisbee, e se avete la voglia, la passione e l'interesse di avvicinarvi, noi ci siamo. Buona. Grazie Manuel. Bella.